Ciao care, bentornate sul mio canale, benvenute in un nuovo video. Finalmente riesco a tornare qui su YouTube. Devo dire che gennaio e febbraio sono stati dei mesi veramente, non lo so, stravolgenti. Ecco, diciamo così, mi viene in mente soltanto questa parola per racchiudere un po' tutta la mia vita al momento. Comunque, cerchiamo di riprendere la routine il più possibile, sia con i video, quindi spero che questo sia insomma l'inizio di tanti altri video, anche perché il vlog era più che altro per salutarvi, per dirvi ragazzi, tutto a posto, Diego è nato, eccetera, eccetera. Mentre con questo video voglio veramente riaprire la stagione o l'anno, quello che sia, dei video qua su YouTube. Quindi ricominciamo subito. Se non mi seguite su Instagram, lì sono più presente, o comunque ci provo perché alla fine sono contenuti molto brevi e veloci. Ho fatto una bella spesa, cerco di ricominciare anche con la mia alimentazione. In realtà non ho mai smesso anche in gravidanza, quindi cerco sempre di mangiare frutta, verdura ad ogni pasto, la frutta non ad ogni pasto, ma sicuramente a metà mattinata o a colazione, a merenda. Ma allo stesso tempo, ragazze, non mi sacrifico troppo, nel senso che comunque se mi voglio comprare un qualcosa di più goloso me lo compro senza sensi di colpa assolutamente. Cioè quella cosa di dire prima che avevo, ah no, questa è una schifezza, questo oddio, no, questo è solo il vegano. No, adesso quando ho voglia di mangiare qualcosa al di fuori del mio schema, tra virgolette, in realtà è uno schema che ho nella mia mente, appunto, di frutta, verdura, pesce, carne, carboidrati, eccetera, eccetera, e proteine, quando ho voglia mangio, cioè quando ho voglia di qualcosa me lo mangio, punto, semplicemente questo. Non ho ancora ricominciato con l'attività fisica intensa, se così vogliamo chiamarla, non vado in palestra, semplicemente cammino tantissimo, sia da sola che con Diego. Ad esempio, sia oggi che ieri che l'altro ieri, in realtà tutta la settimana ho fatto circa 5.800 passi al giorno, che comunque per me è già un qualcosa rispetto, diciamo, rispetto a stare ferma. Quindi iniziamo subito. Io direi di partire dalle cose che non vanno in frigorifero. Nel frattempo, prima di iniziare il video, mi sono preparata una tisana, quindi se volete rilassarvi, volete prepararvi una tisana finché il tempo ancora ce lo permette, visto che inizia già a fare un pochino caldo, fatevela subito e io vi faccio compagnia nei vostri 10 minuti di relax. Cioè, in realtà non so quanto durerà questo video, però io inizio subito. Allora, una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo e che ho trovato al supermercato per le mie fast merende, o magari se voglio uscire e voglio portarmi uno snack, qualcosa in borsa, sono questi cereal Yo, che mi piacciono tantissimo. Ci sono sia il cacao che con dentro all'interno, tipo i frutti di bosco che mi piacciono ancora di più, però non c'erano, c'erano solo al cacao, e con il fatto che sto allattando sto cercando di limitare queste cose più calorose, tipo cioccolato, cacao, eccetera, eccetera. Quindi ho preso questi classici, gli originali, con all'interno lo yogurt. Io li amo, ragazze, queste vi giuro. È una delle mie merende, diciamo, confezionate preferite. Non ho guardato calorie, non ho guardato zuccheri, quello che mi andava in questa spesa ho comprato. Rimanendo sempre in tema merende, chi mi segue da tanto sa che io non sono una grande amante delle patatine. Però devo dire che in gravidanza ho iniziato a mangiare anche il salato, che era meglio prima, però appunto ogni tanto mi piace, mentre prepariamo la cena, stuzzicare due patatine insieme a Matteo, fare un mini aperitivo, e ovviamente lo facciamo con l'insalato, e queste sono in particolare le nostre patatine preferite, anche se devo essere onesta, quelle che mi piacciono di più in assoluto a me sono quelle pepe e lime, che non mi ricordo se sono della San Carlo o della Cric Croc, boh. In realtà io non ho mai mangiato patatine e cose salate, mai, mai. Invece ultimamente sto amando il salato e infatti come stuzzichino aperitivo, perché a noi ci piace mentre cuciniamo stuzzicare un pochino, o magari verso le 6:30, ho comprato anche questi grissini nella scorsa spesa della scorsa settimana, con all'interno tutti questi semini con sesamo, semi di chia. Vi giuro ragazzi, sono troppo buoni, io li amo questi grissini, infatti li metto a posto perché se no mi viene voglia di mangiarli e ho già fatto merenda. Per un lungo periodo stavo facendo il tè la mattina, il tè deteinato. Poi ho deciso di ricominciare a farmi il cappuccino perché non so perché, ma durante la gravidanza mi rimaneva pesante il cappuccino la mattina. Invece adesso ho ricominciato a vivere a livello di cibo, a tavola, eccetera, eccetera, perché cioè, non mi dà fastidio più quasi niente. E quindi sto bevendo l'orzo all'interno del mio latte. Prendo o latte di riso, oppure latte d'avena, oppure ho comprato Zimil. Questo qua è buono, digeribile, non mi rimane per niente pesante. Quindi, se avete difficoltà tipo a digerire il latte o non vi piace il latte vegetale, vi consiglio questo qua. Io perché non ho trovato la marca che mi piaceva al supermercato di latte di riso, e quindi ho optato per lo Zimil, che comunque mi piace un sacco. In realtà questo è buono anche da bere freddo, mentre il latte vegetale io lo bevo da tantissimi anni, eppure ancora non riesco a bere il latte vegetale freddo, né di soia né d'avena, non so ragazzi, mi fa un po', cioè proprio non mi piace.
piace, mentre lo Z1000 è buono anche freddo. Prima di passare a reparto dispensa, diciamo, voglio iniziare a farvi vedere subito frutta e verdura, che magari è la cosa che vi, non lo so, stimola di più se volete mangiare sano anche voi, quindi vi faccio vedere. Allora, ho comprato un pacco di carote, ho preso questo pacco da 4 banane perché voglio assolutamente ricominciare a fare anche il mio porridge che mi manca da impazzire. Un pochino me l'ero rifatto, poi ho smesso perché ragazzi molto spesso la mattina mi sveglio e cioè mi devo tipo fare colazione in 5 minuti e quindi cioè il porridge è veloce, però devi un attimo fare qualche passaggio. Invece aprire un pacchettino di esempio cereal, io ho 2 fette biscottate, diciamo che è molto più veloce. Però assolutamente ho comprato le banane perché voglio ricominciare a farmi il porridge, e comunque se non dovessi riuscire a fare il porridge, queste le consumo sempre a metà mattinata. Preferisco a metà mattinata perché poi, non lo so, pomeriggio opto sempre per qualcos'altro, mentre la frutta mi dà proprio quella carica che mi serve tantissimo la mattina. Infatti ho comprato anche questo sacchettino con all'interno 3 pere, sembrano rovinate, ma in realtà cioè non sono rovinate, semplicemente sono un po' mature. Comunque io la buccia la vado sempre a levare. La pera è il mio frutto preferito, anche nel porridge è stra buona, però cerco sempre di comprarle un po', cioè non rovinate, però un po' mature, perché odio dover aspettare che si maturi la frutta, è una cosa che non sopporto. Una cosa che non bevo, ragazzi, da una vita, e durante la gravidanza ho evitato perché soffrivo un sacco di acidità, è la spremuta di arance. Infatti le ho riprese, ho preso queste qua bio, avevano un bellissimo aspetto, tra l'altro profumano un sacco, e non vedo l'ora di farmi una bella spremuta domani. Ragazze, le zucchine, questa è una verdura che veramente non manca mai a casa mia, non è mai mancata. La frutta è già finita, però adesso vi faccio vedere tutta la verdura, però vi faccio vedere anche questo sacco di patate subito. Le patate, ragazzi, non faccio in tempo a fare la spesa di quel rompiscatole di Matteo, mi chiede sempre queste cavolo di patate al forno. Io le amo, mi piacciono lesse, mi piacciono al forno, però cioè fosse per lui le mangeremo veramente tutte le sere. Ho comprato questi cracker salati, che sono i nostri preferiti, prima li compravo integrali, adesso ragazzi non riesco più a mangiarli. Quando ero a dieta, quando dovevo perdere peso, quando ero un po' più, tra virgolette, fissata, compravo sempre integrale, compravo le gallette di riso, le gallette di mais, adesso ragazze non mi vanno giù, e a volte mi chiedo come cavolo ho fatto a mangiare per tutto quel tempo queste cose, perché adesso proprio non mi piacciono più. Quindi i cracker e il pane quando devo fare le polpette, o sapete quelle ricette in cui serve una fetta di pane bagnata, o in quei casi in cui oddio oggi mi sono scordata di comprare il pane ma ho fatto un secondo con il sugo, ok, ho qualcosa da intingere. Ovviamente optiamo sempre per il pane fresco, che mi fa tra l'altro mia madre in casa, però questo da mettere su nella credenza di riserva c'è sempre, perché è sempre utile, anche per fare magari dei toast, dei tramezzini al volo. Ho comprato un po' di pacchi di verdura, purtroppo vorrei comprarli freschi da capare, ma non ho minimamente tempo di caparli prima di tutto, poi cioè, mi serve proprio qualcosa di veloce. Questo metto a bollire l'acqua, perché a me non piace la verdura surgelata, tipo i spinaci surgelati, non so, non mi piacciono, o forse sono io che non riesco a cucinarli bene, e cerco sempre di optare per la verdura fresca, già tagliata. Quindi ho preso 2 pacchi di spinaci, 2 pacchi di dieta, no, questi sono spinaci, dieta, e un pacco di mix di verdura, che è buonissima e l'ho sempre presa. Comunque questi li lascio fuori, perché io faccio così, ragazzi, di solito faccio un bel carico di verdure in foglie che sono fresche, fatte così, sono soltanto tagliate, e quindi di conseguenza cioè ti devi tipo sbrigare a cucinarle, perché sennò si rovinano già il giorno dopo. Quindi oggi ho fatto la spesa, stasera, oggi pomeriggio, appena un attimo metto a bollire le pentole, lesso subito la verdura, la metto a scolare, la faccio freddare e la metto nei sacchetti gelo al congelatore. In questo modo durante la settimana riesco ad avere sempre una verdura pronta soltanto da tirar fuori, da scongelare al volo al microonde, da condire con olio e sale, o magari da ripassare anche in padella con uno spicchietto d'aglio. Insomma è una cosa velocissima che consiglio di fare a tutti, perché io queste non posso tenerle così in frigorifero finché non mi va di mangiarle, perché sennò si rovinano prima, si bagnano, insomma si rovinano. Poi non ho finito con la verdura, perché ho comprato anche le melanzane, ragazze, non le compravo da un po', però siccome ieri mia mamma mi ha portato le cotolette di zucchine, questa ricetta ve l'ho fatta vedere un sacco di volte ma magari non ve la ricordate, comunque ho visto che c'erano delle belle melanzane e ho deciso di prenderle. Purtroppo tutta questa verdura avvolta dalla plastica non si può vedere. Un'altra cosa che non manca mai nella mia spesa, ma che cerco comunque di limitare perché io amo i latticini, quindi mi devo veramente dare una regolata, perché
Io me li mangerei a ogni pasto con un latticino sotto forma di dolce, che ne so, yogurt, Philadelphia, ricotta, pranzo, cena, mozzarella, eccetera, eccetera. La Philadelphia senza lattosio perché mi rimane meno pesante, cioè in realtà non sono intollerante o allergica, semplicemente mi rimane più leggera, quindi prendo questa. Ho fatto un bel carico di pastina. Le puntalette, che in realtà le prendo spesso anche della Mullo Bianco, si chiamano i risoni, mi sembra. Comunque queste qua mi piacciono da impazzire. Ma the winner is, come al solito, le stelline, che è una cosa che amo. Infatti penso che quando dovrò fare lo svezzamento, insomma quando Diego inizierà a mangiare minestrine, cioè le faremo insieme, perché io anche mangio queste cose, tipo le verdure passate con le stelline, mi piacciono da impazzire. Quindi penso che cucinerò questa cosa sia per me che per lui. Il caffè, anche se non lo bevo, ve lo faccio vedere. Ho preso questo qui della Lavazza, crema e gusto. Della De Cecco, le mezze maniche, perché tanto è inutile che compro altri tipi di pasta, perché quando vado poi a scegliere, la scelta ricade quasi sempre sulle mezze maniche, per quanto mi riguarda anche sui fusilli. Mentre tipo con Matteo, vabbè, quale facciamo? Anche se abbiamo altri tipi, alla fine ragazze, sempre mezze maniche, sempre. Quindi a sto punto compro mezze maniche e via. Per quanto riguarda il pane bianco, non so perché ragazze, però devo essermi sbagliata, ho preso due tipi diversi, perché ho preso sia quello della Consiglia, no, che è, boh, vabbè, ho preso sia Consiglia che un Mulino Bianco. Passiamo a un reparto molto interessante per me, ovvero i dolci. Gli Orosaiva sono un po' la mia comfort zone per quanto riguarda la colazione. Non sono assolutamente i miei biscotti preferiti, perché i miei biscotti preferiti sono tutto ciò che ha le gocce di cioccolato. Però ve l'ho detto, ultimamente sto evitando, perché sto allattando, quindi il cioccolato cerco di limitarlo. E se io dovessi avere un pacco di biscotti, penso me lo finirei in una mattinata con le gocce di cioccolato, quindi evito. Compro gli Orosaiva, compro altre cose che non hanno all'interno il cioccolato. Un'altra cosa che mi piace un sacco sono i pavesini, ragazze. Questi qua li mangio da sempre, cioè da che io mi ricordo, veramente da quando sono piccola mi sono sempre piaciuti i pavesini. Per un periodo non li ho più comprati, adesso ho visto che li hanno fatti anche al cacao e al caffè. Peccato che io non riesco mai a trovarli, cioè tipo questi qua. Io non li ho mai visti, hanno fatto questa tipologia ma io non li trovo. Comunque ogni volta che li vedo, cioè tipo non li scrivo mai nella mia lista della spesa, però quando li vedo li prendo sempre. Della serie amo la colazione, ho preso anche questi biscotti. Questi me ne ha portati un pacco mia mamma l'altro giorno, cioè l'altro giorno, qualche settimana fa. Li ho letteralmente finiti in poche mattine e ho detto no, devo assolutamente ricomprarli perché mi sono piaciuti un sacco. Sono questi della misura, vorrei riuscire a fermarmi a un pacchettino a colazione, ma sono veramente, cioè a me non soddisfano, perché tra allattamento, camminate, veramente mi muovo tantissimo, quindi magari tendo a mangiare o un pacchetto con frutto o che ne so, anche due pacchetti se ho proprio fame, fame, fame. Il reparto della colazione non è finito, perché ho acquistato anche, ho preso queste qua al malto d'orzo e queste qua ai cereali anche, che mi piacciono molto. Il tè, ragazze, il tè, questo, se non vi piace il tè e volete iniziare a berlo perché è proprio la cosa che vi dispiace non riuscire a bere il tè, comprate questo della Twinings, deteinato poi è, cioè, top, buonissimo. Oppure se vi piacerebbe bere il tè anche la sera perché le altre tisane non vi piacciono, comprate questo deteinato e risolvete. Cioè, vi dico solo che si sente il profumo da qua. Poi, che cos'altro è rimasto? Le uova, un pacco da 6 uova grandi. Ho preso un sacco di cose congelate. Allora, innanzitutto ho preso queste due tipologie di funghi diversi. Questi qua sono funghi porcini e questi qua sono funghi champignon. Questi qua sono buonissimi da mettere tipo nella pasta con il sugo, ma anche con la pasta, cioè tipo pasta con i funghi così in bianco, ci piacciono molto. Un pacchettino di patatine della McCain, queste qua quando ceniamo a casa il venerdì, non so perché, ma ce le facciamo sempre il venerdì sera, un po' per chiudere la settimana. È un qualcosa che ci facciamo di solito, che però, sono sincera, io non lo so, cerco tipo di evitare, non è che le mangio chissà che. Cioè, ma non perché non posso mangiare un qualcosa di preferito, semplicemente perché, boh, non mi tirano particolarmente. E poi ho preso due pacchetti di pesce, questo qua, filetti di branzino, che penso che farò, no, questa sera faccio il merluzzo, e i filetti di merluzzo. Penso di fare i filetti di merluzzo stasera in crosta di patate e accanto una verdura, probabilmente un pacco di spinaci. Si è scaricata la videocamera. Comunque, ragazze, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto compagnia. Mi rendo conto che è stato un pochino, diciamo, sbrigativo, però non lo so, mi mancate e quindi non vedevo l'ora di portare qualche contenuto di qualsiasi tipo, veramente. Cioè, io ho fatto spesa, penso
ho fatto questa spesona perché volevo troppo fare lo svuota la spesa. No, in realtà avrei comprato le stesse cose, però comunque ho fatto la spesa pensando, ok, oggi devo riuscire per forza a fare uno svuota la spesa, perché non tanto perché ci tenevo allo svuota la spesa di per sé, perché alla fine non è che ho comprato, cioè ho fatto una bella spesa, però niente di nuovo, di novità, di eccezionale, ma semplicemente perché comunque era un modo per parlarvi, ecco, trovavo la scusa per accendere la videocamera con la scusa dello svuota la spesa per chiacchierare un po' e parlare con voi. Ho apprezzato tantissimo i commenti che mi avete lasciato, purtroppo molto spesso tipo mentre ho lui in braccio riesco a scorrere, però mi viene un po' difficile proprio, cioè, rispondere a tutti i messaggi, però veramente vi leggo e vi voglio bene, grazie veramente, perché mi avete trasmesso un sacco di affetto, soprattutto dopo la nascita di Diego, io vi giuro, non me l'aspettavo, quindi grazie, grazie mille, vi mando tante vibes positive, mi raccomando rimanete sintonizzate perché tra l'altro ho anche una novità a breve, quindi vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao care!